Cappello Tarnished. Welcome back. Ci siamo. Stiamo andando verso ovest, superando i mulini, affrontando finalmente quel dannato scrigno sulla carovana che ho saltato la prima volta, raggiungendo la creatura meteoritica, entrando in quella magione avvelenata, forse dagli esperimenti e dall'orrore blasfemo di Ricard, che non oso indovinare cosa sia. Un uomo serpentino, trovando finalmente l'ispirazione autoriale, diciamo, di Sainz Fortress e delle creature ibride del re senza nome. Incontreremo quindi uomini serpente, e lui è uno di essi, che divora con cannibalismo i semidei. Non lo so. Potrebbe. Manca il cannibalismo all'interno di Elden Ring, e sono abbastanza sicuro che non manchi nell'opera tutta. Allora, io mi avvicino al microfono, sono qui con voi. Qualcosa è successo. Non ci sono più. Corin e il nobile maschera d'oro non ci sono. Sapete una cosa a cui tengo particolarmente qual è? L'attesa per scoprire qualcosa di più su questi fratelli senza luce. È qualcosa che secondo me è fondamentale, è qualcosa verso la quale sto ponendo moltissima aspettativa, perché non possono rimanere semplicemente immagini lontane senza un approfondimento, capito? Scopriremo in qualche modo, anche forse con una descrizione, ma ovviamente spero molto di più, quello che hanno fatto. Non so quanto tempo abbiamo di storia per permetterci che questo accada, ma il mio cuore batte a riguardo. Bentornati. Si è blind e si esplora l'ultima parte dell'altopiano di Altus. Allora, e un berserker con uno stendardo. Notevole. Notevole davvero. Mi aspettavo di meglio. Siamo distruttori ormai. E non abbiamo neanche talismani che ci ricaricano le caratteristiche. Ricordiamoci che nulla di questo è stato esplorato, eh. Non dobbiamo solo accontentarci della strada magna. Ma sappiamo anche che di gameplay basta fermare la carovana per poterla depredare, quindi è molto semplice. Prego, scusa? Che volevi fare? Esatto. Niente. Prego? No? Attacco caricato! Questo è quello che dovrei fare io. Come mai è? C'è qualcosa dietro? Sì che c'è qualcosa dietro. La barba. Huh. Tu sei anziano. Tu sei anziano. C'era una testa dentro. È il momento di fermarli, ragazzi. Potevamo provare il profumo contro l'orda. Come voglio, contro l'accompagnamento della carovana. Vero? Che sciocco. Avremmo potuto. Allora. Questa è importante. Stella del tramonto. Del tramonto. Perché trasportavano un'arma di questo tipo nell'altopiano di Altus? Sembra essere molto poco regale. Martello da guerra, causa sanguinamento. Enorme mazza con 3 stelle all'estremità e con weapon art libera, quindi può diventare sanguinolenta e benefica se vogliamo. Per quanto sia un'arma contundente, dispone di punte che causano sanguinamento. La stella di sangue è un presagio nefasto, come confermano gli sventurati contro cui quest'arma viene rivolta. I colpi a segno ripristinano lievi quantità di... Ah, guardate... Ah, guardate il simbolo... Ok. È bellissima quest'arma. Bello verso l'alto! Quanto lievi? Non così lievi. Non così lievi in vero. Saranno caratteristiche importanti contro una boss fight, ma contro il PvE normale mica male. Allora, qui sotto siamo stati. Qui Torrent è un ottimo strumento, non vergogniamocene. Cosa abbiamo qui? Un esperimento per profumieri. D'accordo, saremo pari. Bello. Con il... Scudo rottore. Con il talismano li avremmo shottati. Mi sembra un ambiente per ora molto sterile, poco interessante. Come alcune pianure aperte di Sepolcride, abbiamo giustamente delle ronde, degli accampamenti, dei soldati che stanno facendo la loro vita quotidiana nonostante ormai la loro mente sia completamente persa, o quasi. Stanno per diventare esseri che vivono nella morte, insomma. Sempre più vicini a non poter tornare all'albero madre. Che immagine. Che immagine. Queste tombe sono quelle che ci avrebbero portato alla parte inferiore del villaggio dei mulini se non avessimo fatto un giro particolare, quindi presumendo non serva attaccare questi soldati, consapevoli del fatto che alcuni potrebbero trasformarsi o rivelare qualche segreto. Poverini. Eccola là, la dimora benefica. Oh, interessante, Ah! E tu? Ti senti un campione? Avresti dovuto chiamarli. Dorato. Parte iniziale mi rendo conto non molto interessante, ma è genuina. Andiamo a vedere che cosa succede qui. Non basta, eh. Ma dai, era perfetto. Oh, ho cercato di aspettare. Si poteva rompere dopo tanti attacchi, secondo voi? Non lo scopriremo. Una tomba qui. Una tomba che porta lo stemma dell'albero madre, però. Come i suoi yelmi più preziosi di rango più alto. Un cavaliere draconico, eh? Seppellito con polvere di scaglie di drago dinanzi alla tomba. Ai ai ai, questo culto. Cosa ci racconta di quello che ha fatto Godwin l'aureo? Aureo ed empireo sono due cose diverse. Che luogo è? Wow. Rovine di risangue. Barre? L'influenza del Signore del Sangue, Bog. Sappiamo essere arrivata fino a Lendel. Avvicinare del tuo sanguinamento. Se non uso questi incantesimi, quando lo faccio? Oh, cazzo! Il mana! Il mana! Lo scudo! Lo scudo! Aspetta, aspetta! Ok. Scusa. Rovine di risangue. Guarda come zampetta, guarda quanto è contento. Minchia, range infinito. O comunque range enorme. Adoro questo incantesimo. Visto che stiamo diventando eclettici anche nelle cose più offensive. E che non potremmo esserlo senza essere così sacrificati, no? Adesso. Ah, non si targettava! Pensavo di aver trovato un segreto! Tipo una melma, non dico parlante, ma... non si targettava, stavo qui a riflettere. Chissà cos'è. Aspetta, provo a... niente. Ok, facciamo una cosa. Quindi questi non morti sono stati distrutti talmente tanto dal sanguinamento. Questo è grosso. Questo era pericoloso. Oh. Ok, pronti a fare il nostro esperimento divino? Perite! Fico. Dicevo. Perite! Ah, sono animali. Sono animali. Non esseri umani. Quindi sono i cani. È quello che diventano i cani dopo tot tempo. Qui si trovano numerosi boccioli rituali. Ok, è un episodio molto di gameplay per ora. Sterile, ma... qui siamo mai stati. Capisco. È il momento di topastri. Anzi no, è il momento di mercenari più 6. Vedete, mi piace giocare con le cose scemine. Tanto, cosa c'è qua? Io chiamo. Oh, sei tu! Un sanguigno nobiliare. Sempre tank sono. Loro non aumentano di numero, mi sa, vero no? Non voglio abusare di lui. Al massimo ci mettiamo un talismano che al posto dell'elemento ci mette... vediamo un po'. Robustezza. Ecco qua. Scusa. Sto per fare una cosa molto cattiva nei suoi confronti. Sapete cos'è, vero? Non conta come fuoco? Non conta come fuoco? Non finiremo mai la battaglia se dobbiamo ucciderli normalmente. Speravo di potergli fare una fiammata, ma... ragazzi, mi dispiace. Speravo che l'AOE del vulcano facesse danno, ma... oh, sono forti, eh? Tengono botta. Dai, uccidili, uccidili! Dai, che esplodono tra poco. Peccato che non sono deboli al sanguinamento. Ragazzi, è per la lore. Non l'ho fatto in tempo. Sarebbe stato figo. Allora, che fai? Mi teletrasporti a... Elica sanguinaria. Oh mio Dio. Adoro il rumore di... braceri, no? Di... carne in fiamme, quasi. Quest'arma sembra essere bellissima, come l'ammazzadei. Non è qui? Che cos... è unica? Spada perforante pesante. Una nuova categoria di arma che scala su arcane destrezza. Oh mamma mia, è spaventosa. Temibile spada perforante con una lama spirale. Arma dei nobili servitori del Signore del Sangue. I suoi colpi affondano nelle carni del nemico, aprendo ferite che sanguinano copiosamente. Il sangue versato scorre leggiadro su tutta la lunghezza della lama. Destrezza dinastica. Schiva agilmente un attacco distanziandoti dal nemico, seguito da un attacco potente, sferra un rapido affondo. Un ulteriore attacco potente permette di eseguire un colpo ad ampio raggio. Macabro. Mio Dio. Certo, non puoi mettere null'altro, ma... fantastica. Guardate che roba è questo backstep. E non può essere messo in dual con nient'altro, perché... giustamente un'arma pesante. Vediamo un po', forse sì. Spada pesante. Spadone. No, è una cosa... esatto. Non penso che lo stocco aiuti. Fantastico. Niente, si continua ad avere roba unica. E tra l'altro in questo caso anche molto molto interessante, perché è di una nuova categoria. Non è mai esistita un'arma del genere nei Souls. Mi chiedo se sia mai esistita una spada del genere in generale. Perché, perché l'hai fatto mai? Benedetto sia il danno magico, eh? Qua altrimenti non facciamo proprio niente. Mi dispiace però, eh. Ne troveremo altre, quindi. Nascondeva un passaggio segreto? No. Ok. Io onestamente non andrò qui, nonostante la curiosità, ma poco ci manca, eh? Perché quella dannata catacomba mi tormenta. Nope. Lo so che ti entrava. Pietra del santuario. La domanda che mi pongo è: queste pietre del santuario costantemente... Ah, il miraggio, che spettacolo. Costantemente trovate su questi berserker, è perché le raccolgono? Mamma mia, non se l'aspettava, poverino. Mi dispiace. Mi fa sentire sempre in colpa usare quest'arma in certi metodi. Pietra da forgiatura 3. E tanto ormai le possiamo comprare. Ah, li colpisce in testa. Scusa. Che hanno la testa, no? A radice. Oh, è la notte del farming, scusate. Ci sono i petali dorati. Perché dei nobili del sangue erano a Villa Vulcano, o vicino, perché li ha chiamati Ricard. E infatti prima, quando ho detto mi teletrasporti da, mica intendevo il tempio. Parlavo di Villa Vulcano nella mia testa. Perché sicuramente non sono qui per caso. Perdonatemi il mio vagare, ma questo è un paesaggio raro, specialmente di notte. L'altopiano di Altus con l'albero madre vicino a Villa Vulcano e al Monte Gelmir offre parecchio. Offre parecchio. Ah, ecco, aveva in mano qualcosa di strano. Ma questa cosa? È la prima volta. Mi sembrava un libro, ma... Un'aura più veloce. È chiaramente un premio nuovo questo. Cioè, nessuno di questi poracci avrebbe mai sperato di avere così tante rune. Modificate. Ma... No, a me mi fanno morire queste cose del... Mille danni. Abbiamo potenziato più 9, ma mica abbiamo buttato i materiali, eh. Per niente. Eclectic Mira. Round 2. Ok, dobbiamo solo andare qua un secondo adesso. Dobbiamo solo andare lì un secondo. E poi dovremmo aver fatto, generalmente. Per quanto è pieno, pieno, pieno. Che poi comunque in realtà qui i nostri amici rispetto all'inizio offrono molte rune, 366 non sono più le 14 di un tempo. Però ovviamente non offre un vantaggio sconfiggerli, non ne vale la pena se si è di fretta. Che bella questa meccanica dei drop che si vedono appena morto, ragazzi. Grande miglioramento, nettissimo miglioramento. Ricordate che da queste parti, cioè in luoghi molto meno... Ah, ok. In luoghi molto meno centrali abbiamo trovato D, quindi, cioè... Poi, per carità, D appare anche se non lo incontri alla tavola rotonda, no? Perché nella prima live che abbiamo fatto su Sutorima abbiamo superato un certo threshold, non so quale, forse Liurnia, ed è apparso. Allora... ok. This time, ragazzi. Era il momento. Finalmente. Ok. Per livellare ce ne servono 92.000. 92.000. Oh, 10, vediamo un po'. Secondo me ci sono cose che cambiano. Ah, mi ricordo, mamma mia. Tornare in queste aree una volta che si è vissuto già un ambiente prima sconosciuto. Sono pronto. Questo luogo mi ispira mistero. Ancor più di Villa Vulcano, perché non so cosa aspettarmi. Per niente. Che rischio. Allora, prima facciamo tutto il giro, poi vediamo che succede. Lucertole della morte. È stato veleno o è stato smorta questo? Veleno. Loro fanno veleno o morte? Mi sa morte. Fior veleno. Questo con le armi leggere non accade. Oh, torrent. Devo ringraziare Merlin, Peccato non poter trovare l'occhio sciabririano qui, maledetto Vike. Ietta è in un percorso... Castello Ombroso. Castello Ombroso. Calli. Spettri. Castello Ombroso. Quella è la punta. Cosa diavolo c'è lassù? Certo che un luogo come questo ai piedi dell'albero madre significa veramente che nulla lo smuove, eh? Quello è il ponte su cui ci trovavamo prima. Queste sono veramente cose meravigliose. Ah, forse non c'è un'entrata ordinata? Potrebbe non esserci. Ok, il frame rate sta soffrendo, soffre, piange. Io però preferisco osservare perché questo posto non può non nascondere nulla. Fermi tutti. Ragazzi, quel fiorellino ha le antennine. Ragazzi, ha le antennine runiche. Ha le antennine runiche. È la cosa più bella che abbiamo mai visto. Ah, marcescenza. Marcescenza. Ah, sì, eh? Marcescenza. Interessante. E noi ce ne freghiamo, ovviamente. Tempo al tempo. Non spaventiamoci per il build up di uno status. E non possiamo non ucciderli la prima volta, perché non si sa mai. Non si sa mai. Gli status durano veramente tanto in Elden Ring. Se fanno lo stesso anche sugli avversari, siamo veramente a cavallo. Sono hazard ambientali, non conviene mai distruggerli se non c'è un segreto dietro. Eh sì, si sale non dall'ingresso principale. È tutto sprofondato. Quanto spazio qua dietro? Dammi qualcosa. Bravo! Questa è... è proprio una chiarificazione definitiva che comunque qua prima questo c'era, eh? Ovunque, nell'interregno, ovunque. Giusto! Ci siamo dimenticati di andare a cercare seriamente . Beh, ora è più evidente che mai, scusate. È qua. Ci faremo un giro, magari accelerato, mi rifaccio un giro, lì, senza questo sì magari sarebbe un po' ammorbante, ma facciamoci un giro. Tanto non ci serve più. Forse. Non per lui almeno. Magari faremo noi il nostro fantoccio divino. Sei? Ma lei non è un invasore. Che arma è? Uno stocco! Signore di Castello Ombroso. Ma lei... E non era... Scusa, eh? Con un sigillo? Una maschera di ferro? Un giovane? Un occhio oscurato? Come fosse pestato, no? È un... Sei fighissimo. Ok. Marcescenza? Dammelo. Dammelo. Scusami. Hai scelto male il tuo avversario. Dammi tutto... Oh, strisciami... Mimercofila. Maschera di Marais. Veste di Marais. Ok, adesso ne parliamo, eh. Giù. A due mani e addio. Mi sa che il moltiplicatore non dipende da quanti HP hanno. Che questo è stato culo. La parte del culo. Ragazzi, it's happening. Credo che stia per succedere. Oh mio Dio, it's happening. Ah, una cosa alla volta, se no me la dimentico. Alla barda del Golem. Arma colossale. 36 a forza, 14 destrezza. Imponente alla barda di pietra nera, grandiosa opera di una civiltà ormai in rovina. Arma brandita dal Golem Guardiano, non ci dici quale? Sì, ma deve essere una barda. Oh. Ok, a fondo. A fondo. Ah, ho detto a fondo. Eccolo là a fondo. Come arma speciale. Ci sta. E può andare in duello con qualcosa? Se io metto l'alabarda colossale insieme a un'alabarda, mi fa la gran pernacchia. Oppure... Sì. E se la metto insieme a un'altra arma colossale? Mega pernacchia, direi. Serve un'altra alabarda colossale, perché la sua categoria è... Arma colossale, no. Standard perforazione, standard. Eh sì, sì, ok. Importante è la categoria. D'accordo. Poi abbiamo... L'arma la vediamo dopo perché sicuramente lì mi interessa. Cioè, io che temevo di dover tornare ai coltelli per fare una build che mi soddisfacesse come, no? Super leggera. Mi sa che... Marcescenza, eh? Perché non volevo tornare a sanguinamento e freddo, ovviamente, no? E non si può, bisogna essere originale. Scudo. Guarda che bella collezione che abbiamo, eh? Sta Blind Run. Fighissimo. Perdonami, ma... Chi sei, Marais? Qual è la tua storia? Maschera con l'aspetto di un giovane nobile da capelli bianchi, quindi non erano suoi. Tradizionalmente indossata dalla capofamiglia del casato dei Marais, o Marà. Marai incrementa l'arcano di 1. Le maschere sempre di 1. I Marais conducono una doppia vita da generazione, rivestendo il duplice ruolo di boia e cortigiani di Castello Ombroso. La maschera riproduce le fattezze del primo della loro stirpe. Ok. Scusate. Non lo trovavo. Mamma mia, veste munita di un mantello nero per coprire le spalle. I figli dei Marais sono afflitti da salute cagionevole fin dalla nascita. Non stupisce che Malek sia rimasto stricato da una dea splendida e pur crudele, nata nella marcescenza. Che figata di set questo. Mamma mia. Quanto pesa? 4,1, mica poco. Mica poco in vero, eh. Pietra da forgiatura 5. Bella chicca questa. Stocco. Fermi tutti, fermi tutti. La striscia mimercofila ha la weapon art libera? Come scusa? Come scusa? Striscia ricavata da uno sperone di formica gigante. La lama è grondante di marcescenza scarlatta. È un'antica credenza, di cui Malek di Marais di Castello Ombroso fu privatamente seguace e che lo portò a trovare la sua divinità personale. Davvero. Non voglio, l'ago congelato non lo voglio perché è assideramento. Ok. Ok. Bene. Sentite, ma... troviamo una grazia qua, ok? Castello Ombroso. Putrescente. Veleno. Ehi, che danni, eh? Che danni importanti. Questo è un postaccio, ragazzi. Questo è un postaccio. Niente torrent qua. Non sono mica convinto. Qua servono bombe atomiche, altro che... Dobbiamo essere... veleno più marcescenza, qua si rischiava di prendere. Eh no, qua bisogna essere cattivi. Non possiamo lasciarlo in vita, non si sa mai cosa nasconde l'esplorazione qua. No, no, togliamolo di mezzo, ragazzi. Via, 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 via. E via di ecletticismo. Devo concentrarmi qua, vero? Non posso giocare all'allegro esploratore. Questo posto fa schifo, nel senso buono. Ed essendo un luogo senza torrent, significa che non disporremo nemmeno del ripristino di ampolle. Figata. Stiamo attenti, perché non dico che non è un legacy, ma... Castello Ombroso è un castello. Non è un forte, è un castello. Quindi occhio. Quello per esempio... sembrava stesse per alzarsi. Ah! Chapeau. Chapeau. Stocco marcescente. Quando sono... quanti episodi? 20? Che desidero... usare la marcescenza? Speriamo che sia efficace come penso. Sto per realizzare per la seconda volta la mia build preferita di sempre. I doppi coltelli di Mytha in Dark Souls 2. Sapete cosa? Vediamo un po'. Immunità. Ecco qua. Ah, salve! Sempre un piacere. Sempre un piacere, vecchio amico. Con Vallaria spettrale e Ramoscello sacrificale. Io dove me lo sarei infilato con un nemico come questo? Allora, non credo di trovare particolari pareti illusorie, ma se aveva un altare per la marcescenza, io credo che quello che è successo a questo castello sia colpa di Malek. È colpa di Malek, è ovviamente, per me è ovviamente colpa di Malek. La sua credenza, la sua fede per la marcescenza, che ha evidentemente una divinità, e questo Malek ce lo deve spiegare, che non è lei, non è lei, perché insomma una... Salve. Ti avevo riconosciuto, il tuo bell'abitino. Hai fatto una cazzata. Minchia, sei fatto una cazzata. Tosto, tosto, tosto. Ma io lo sono di più. È una donna? Fiori di Altus per 5. Sta mappa è una vera... è praticamente la prima vera palude del gioco. Perché è una palude con level design. Non solo palude. Fighissima. Ti odio. Ti odio tantissimo. Vorresti bere? Vietato. No, meglio. Sono i profumieri corrotti, quelli di cui stiamo trovando effettivamente... Beh, era abbastanza ovvio. Ma questo lo rende ancora più evidente, nel senso che è descrittivamente tale. Denied. Allora... distrutto qua, ma non sono stato io, vero? Scusate, ma se non si gioca con gli incantesimi... Alla fine ci siamo guadagnati un bellissimo extra in questo episodio. Castello Ombroso. Non potevamo lasciarci con un'esplorazione vacua. O meglio, non è vero, non vacua, però monotona. Come si rompe Elden Ring? Con questi. Con gli attacchi veloci delle armi usanti. Ammazza che figata il design. Questi profumieri inclini all'eresia bevono le loro stesse spezie per alterare il corpo e la mente. Il nome che li contraddistingue trae origine dalla loro lenta discesa verso l'autodistruzione. Fighissimo. Vorrei averlo il loro set, molto bello. Ok, stiamo attenti perché in realtà quest'area è facilmente sottovalutabile. Per esempio qua non ci siamo stati, infatti, e io ho intenzione di andarci. Oh, eccone finalmente di velenose, vabbè, poverine. Abbiamo incontrato le vostre sorelle molto... No, sono solo immerse nel veleno, ok. Queste ci gonfiano. Sono morto. And this is what I get for trying to be cool. E questo è il momento in cui arriva succede la magia. Perché adesso non useremo un'altra runa. Possiamo regredire tranquillamente, no? Perché adesso abbiamo fatto gli scemi, ma ne è valsa la pena perché era troppo figo. Adesso succede la magia. Adesso arriva l'incantesimo. E non ho abbastanza rune. Non ho abbastanza rune. E questo significa talismano ramoscello, senza bere cose strane. Teletrasporto sgargiullo verso la purtroppo non... Amo così, va? Millicent. Carina. Davvero non c'è... Fuck. E corriamo là. Ci prendiamo le rune. Le investiamo non in un level up... No, non basterà. Non in un level up, ma... in... Guardala. Mira finalmente libera. Questo non significa che non utilizzeremo più il set pesante, eh? Per esempio, quando arriviamo dalla bestia meteoritica che stava tanto serena e tanto tranquilla sulla cima di uno dei picchi del Monte Gelmir, precipitata dallo spazio, lì riprendiamo lo spadone e ci andiamo cattivi. Anche per vedere se effettivamente il nostro caro assideramento su di lei funziona. Ma altrimenti ci muoviamo serenamente con il momento adesso che arriva, cioè la nuova. Ci sta! Stiamo raggiungendo ormai una build per ogni categoria esistente di logica di gameplay. È fichissima questa, a parte quelle super verticali, ossia solo mago, solo inquisitore. Abbiamo provato sanguinamento, assideramento, ora proveremo marcescenza, avvelenamento. Fighissimo. Allora, io direi che stavolta possiamo salire di qua. Abbiamo provato la difesa alta, l'equilibrio. No, cioè, no. L'equilibrio no. Per ora mi sembrava che anche il cane mi stordisse. E su quello... Oh! E su quello dobbiamo fare una lunga chiacchierata, eh? Decisamente. Perché... Cos'è, il set completo di Radan che mi porta a essere praticamente... No, questa cosa non mi sconfiffera. Sono contento dello shortcut ottenuto. Non sono convinto. Quindi ci prendiamo il nostro tesorino, che è un fiorveleno. E... è là che siamo morti, vero? Sì. Siamo morti lì. Secondo voi se faccio il... Vediamo, eh. Ah! Ah! Ok. Ok. Aspetta, eh. Ah! Ok. Perfetto. Ambushed. Questo è Mike lo Smartes. a posto. Via, leggiadri come fiori. Ok, esatto. Sapete cosa? Non ci torniamo più qua. Le difese degli status sono importanti. Ah, l'Isis profonda è la trappolaccia per il loro spawn. Ma guarda un po' che simpatica creatura, pacifica e positiva. Qui non c'è nient'altro, vero? Abbiamo fatto il nostro dovere di esploratori e di avventurieri. Ok. Non che ne sia valsa più di tanto la pena. Davvero? Non ho armi. Cioè, potrei prendermi un'arma, onestamente. Morte contro morte. No, qua ci schiatto subito. Potrei morire, eh? Ah, prendiamo solo un'arma performante. E la mia arma performante sarà... Ma cazzo è? Scusate la volgarità, ma era un momento un po' teso. Grazie. Quello che sarebbe stato il finale adesso diventa mezzano. Si cambia build, ragazzi. Si cambia build. Oh yeah. Allora. Vabbè. Gideon... sempre meno cerriero, peccato. Beh certo, ci siamo beccati tutti e dei subito, ma... lo faccio subito. Vorrei potenziare questo gioiello meraviglioso. Ma come pietra da forgiatura? Ma come pietra da forgiatura? Non quella funerea? Cazzo, veramente? Ma quindi quello che sancisce la funereicità o meno è solo e unicamente... è solo e unicamente... se ha una... se ha una weapon art selezionabile o meno. Quello è quello che cambia le cose. Questa la pagheremo cara, eh? Questa la pagheremo cara. Ma sono convinto, cioè, è quello che voglio. È quello che voglio. Vediamo un po'. Anche se abbiamo il pugnale di Rogier che è già potenziato. Ed è speciale, quindi è di nuovo simbolico. Che bello. Ma seriamente, magari siete un po' stanchi dopo un'ora di episodio, ma permettetemi di parlarvi con il cuore aperto. Siamo tornati a poter avere, no? I polsini. Adesso abbiamo la striscia di Rogier. Si torna alla Tenna, Rogier, i personaggi con cui è legato Mira, fanno parte della storia. Nelle vie... è bellissimo. Io trovo sia bellissimo. Allora. Ok, poi. Eccoci qua. E siamo tornati a più 17. Per essere precisi, avrei dovuto ottenere più 18 per fare il level up vero. Ma eccoci qua. Bomba! E ora... ci sediamo. Facciamo i giochini. Ragazzi, dai, che blind run. Secondo me, boh, secondo me è bellissimo questo. Striscia di Rogier. Oh. Perdiamo 5 marcescenza e otteniamo avvelenamento 87. Mi sembra non male. Se no potremmo fare lo schifo vero. Potremmo fare lo schifo vero. No, dai. No. Colpisce con una lama intrisa di veleno. Se l'attacco successivo inferisce sul nemico avvelenato, infligge danni notevoli. E noi potremmo avere... Ovviamente lo scaling si rovina, ma chi se frega. Noi potremmo avere... l'effetto benefico con il sanguinamento. Striscia di Rogier. Avvelenamento 87, quindi avremmo praticamente quasi 200 di... E la possiamo buffare. In teoria questa è la build che pensavo, ma penso che si possa fare belle porcherie con sanguinamento. Sanguinamento e marcescenza da una parte, veleno dall'altra. Capito? Sta a capì. Cioè, oh, qui si fanno cose spaventose. Questo è Elden Ring. Allora, che bello, armi uniche, cioè uniche ma con libertà di build. Ok. Poi brocchiero, ovviamente brocchiero. Tac. Tac. Ok. Poi servirebbe l'arco a questo punto, ma vediamo. Per quanto riguarda l'estetica è un po' tosta adesso. È un po' tosta perché noi dovremmo tornare al set dei Nox. Che però pesa un botto. Cioè il set dei Nox pesa un botto. Carico medio, avete visto? Siamo già col carico medio. Potremmo tornare con la pelliccia temporaneamente. Quanto pesava la pelliccia? Niente. Poco e niente. Oddio, 5,1. Però non si confà le armi. Datemi tempo. Arrivo. I'll be right back. Servirebbero delle macro. Fellow tarnished. Non volevo rimetterle la benda classica, no? Sono tutte build diverse. Benda, Nox, no? Qui abbiamo sulle braccia i funghi marcescenti, non sul resto del corpo, no? Perché sono le armi che fanno a corromperle l'avambraccio e il polso. Poi... abbiamo quello che le ricorda Aspraterra. Le due armi che stanno molto meglio, questa sorta di strana eterogeneità e putrefazione del corpo della nostra guerriera. Niente buckler, perché ho dovuto mettere sia l'arsenale del grande vaso sia il sigillo piaga di Radagon per avere il carico minimo, e vi avevo promesso il carico minimo. E vi avevo promesso 0 difese. E siamo a 0 difese. 0% fisico, ragazzi. Meno 0,1 taglio. Non attiveremo mai nessuna runa per un bel po'. Cambia la build. Cambia tutto. Così si gioca. Con l'anima della scoperta 7. Questa è la quarta mira. Mira 4.0. Mi dispiace non farle vedere il volto, ma fa parte del racconto. La sua ingenuità l'ha portata a perdere Nefeli, cosa che non voleva accadesse ovviamente. Il discorso che abbiamo fatto nell'episodio era dedicato proprio, 51 forse, era dedicato al fatto che obbediva, ma senza sapere la conseguenza. Il nascondiglio l'ha scoperto dopo, no? Perfetto. E ora siamo pronti. Signori. Baluardi di Castello Ombroso. Andiamo. Lo esploriamo ancora un po'. E se lo faccio in combo? Ok. Vedremo. Perché in teoria, se io a lui metto una weapon art generica, posso mettere veleno comunque. L'importante è che non sia... è che non sia... elementale. Dai, su. Prendiamoci in giro. Allora, noi non volevamo essere qui. Credo che ci ucciderà tutto adesso. Credo che ogni cosa ci ucciderà con un colpo quasi. Quindi sarà divertente. Sarà abbastanza interessante. Senza Perry, tra l'altro. Saremo nei guai, ma hey. E dire che abbiamo anche il catalizzatore senza peso, eh? Ah, giusto. Ok. Bell'equilibrio, eh? Cazzo, ragazzi. Chi è che dice che le armature non servono in Elden Ring? È diventato completamente diverso combattere. Chi diceva? Ok. Uff. Allora. Dobbiamo ovviamente abituarci, ma... i nemici hanno equilibrio, almeno quelli hanno equilibrio, noi no, quindi dovremmo stare attenti. Sto facendo questo percorso perché non voglio interrompere l'esplorazione nell'ordine che avevo in mente di fare, ma ovviamente potremo fare diverse cose. Allora, i profumieri corrotti sono super pericolosi. Potremmo risolvere mettendo lo scudo ovviamente, ma non è ancora il momento. Dobbiamo stare in carico minimo. Quindi per ora... nemici che sono contro il nostro modus operandi. Abbiamo ovviamente bassissima destrezza, eh? Perché stiamo puntando tutto... quando te la senti? Stiamo puntando tutto su... una build... questa è, a livello di parametri, la build meno efficace che abbiamo mai fatto. Potremmo respeccare, ma cambia tutto poi. Respeccare adesso sarebbe rischioso. Ah, avvelenato, eh? Sarebbe rischioso. Ah, badate, non sono per niente infelice, sono fomentatissimo da questa build. Anzi, non vedo l'ora di provarla in diverse cose. Però, vedete, noi scaliamo destrezza e destrezza. Noi abbiamo 27 a destrezza, siamo di livello 120. Anzi, no, abbiamo 22 a destrezza. Giustamente. Cazzo. Pesanti. Pesanti. Ma è troppo figo. Cioè, il fatto è questo. Se noi rispecchiamo, dovremmo perdere le offensive. Avremmo incantesimi e... avremo incantesimi e miracoli di flavor, ok? Non di danno. Siamo disposti a farlo? Quando è così poco abbiamo cominciato a usarli seriamente? No, io non sono disposto a farlo, non ancora. Ah, poi ovviamente, occhio ragazzi, se respeccare non è un fallimento, respeccare è la figata di poter cambiare build. Io sto giocando nell'idea eclettica che io possa fare tutte le build, ma... questa non è una build, questa è un equipaggiamento, è una build di abilità, non di parametri. Quanto adoro queste cose! E poi è ovvio che tutti i nemici più deboli muoiano prima di subire lo status, no? Mentre sanguinamento no. Noi potremmo fare marcescenza su un'arma e solo sanguinamento su entrambe le due. D'accordo, cosa succederebbe? Che in buona parte degli eventi non potremmo neanche finire una combo che i mostri morirebbero. Cioè lo so, sono consapevole, sapete con chi parlate. Però... è troppo figo così! Voglio vedere avvelenare i mostri, voglio vedere l'effetto che fa, il brividino che ci offre... avere... ok... avere... marcescenza e veleno attivi contemporaneamente. Secondo voi si può fare? Secondo me no. Però... no, non si fa così. Mamma mia, il fastrol, ragazzi. Ok, questi sono luoghi in cui siamo stati. La scala centrale ce la teniamo per dopo. Ok. Potremmo raggiungere 50 destrezza. Casteremo anche più veloce. Posso fare il furbetto perché... secondo me non è detto che si arrivi per forza di cose così tanto più in alto in quell'area della mappa, eh? Oddio, potremmo... oddio, sì, in realtà sì, c'è anche la scala. No! Posso fare lo strozzetto? Sta buono te. Stai ca... Lasciatemelo fare, che qua abbiamo un succoso. Ci serve un livello a tempra. Cioè, voi vi rendete conto che il prossimo livello sarà a tempra? Voglio morire. E forse non ci basterà per metterci lo scudo. Parlo del buckler, perché lo scudo da 7 è carico medio. Poi questa build magari evolverà in un carico... quel suono non era marcescenza, vero? No. A stronzo. Il veleno entra subito, fast. Guardalo, come si baffa. Guarda come muoio io in fretta, eh. Lo so, dovrei avere il buckler per farti un contrattacco. Ecco, vai e muori. Oh no, non è rimasto niente. Tutto rotto. Oh, e basta. Ah, ma si può salire. Allora forse è design, eh. Forse vogliono che lo facciamo. Stare attento. Le mura esterne dobbiamo sottovalutarle. Diciamo che i profumieri sono ovviamente tra gli avversari più difficili in assoluto, senza scudo o armi particolari. No, ma mi ha targetato lo zombie? Ah, Elden Ring in questo è veramente stupido a volte. Oh, ma il nemico era... Ah, questa bullshit del target a volte è veramente ridicola. Almeno dovrebbe esserci l'amico, il danno amico qua, con l'esplosione, come con le creature grandi. Adoro l'armatura che ti dà il tuo setup, lo sai? Stronzo. Dicevamo. Un'aurea 6. Scusate i movimenti bruschi, eh. Scheggia di vetro, dardo d'osso avvelenato e molti avversari strani. Ok, ma come mai? Ah, era la runa che mi permetteva di fare l'inciuccio. Cavolo. No, dobbiamo toglierci sto gioiello. Peccato. Cavolo, era bellissimo quell'attacco. Oh, potremmo farlo. Potrebbe essere arrivato il momento di farlo. Ma davvero qua è solo una trappola? Stavo solo cercando un segreto, posso? Non bisogna mai essere troppo impulsivi. Lo sapevo! Non bisogna essere impulsivi. Occhio! Non può esserci una pozza di veleno senza tesoro, Mike. Ok, ok, ok. Questo è sintomo. Sintomo. È il momento di chiudere l'episodio. Devo stare... Stavo pensando tantissimo al gameplay. Mi stavo studiando build, cose. No. Dobbiamo essere bravi. Suka. Perdonatemi la popolarità. Ingiustificata. Oh, guanti da profumiere corrotto. Perché non ti stordisci? Questo ha 110 o... Oh, è la striscia di Rogier che ha 110. Ok, finale dell'episodio pronto. Ci penso io. Tanto per cominciare... State a vedere. Pronti? Mi dispiace non mettere la marcescenza lì, ma 110 è troppo importante, quindi su di lui mettiamo ruggito della bestia. No, abbiamo incantesimi. Calcio. E veleno. Su di lei mettiamo a fondo veleno. Ok. Vedremo, vedremo. Mi dispiace non fare accumulo di marcescenza più cattivo, ma ci sta. Ma sei stronzo. L'arma secondaria non colpisce quasi mai. L'arma secondaria non colpisce quasi mai. Cavolo. Ok, ci penseremo. Poi abbiamo il quadro. Sembra che l'artista abbia catturato il paesaggio visto attraverso lo sguardo di chi sta per essere stretto nell'abbraccio della morte. Ancora oggi visitare i luoghi immortalati dal dipinto permette di comprendere l'artista e gli ultimi suoi momenti. Sta abbastanza easy. Questo è il Monte Gelmir. Tomba dell'eroe beato. Sentiero lungo il baluardo. Dovremmo esserci. No? Beh, Mike, non puoi lamentarti, eh. Lo hai praticamente beccato. Eccolo qua. Bellissima immagine, hai ragione, artista. Arco arpa. Bellissimi questi oggetti unici. Quanto pesa 2? Arco ottenuto dall'arpa di un menestrello. Quando scocca una freccia emette note sonore. I trovatori cantano le nobili imprese sia dei campioni del servizio della loro madre e sia di coloro che rifiutano l'onore per la blasfemia. Nella serie cantano tutto di tutti. Terribile, è orribile. Ok. Siete pronti, ragazzi? Era il momento che accadesse. Ora che abbiamo giocato con gli incantesimi e soprattutto i miracoli cadranno. I miracoli cadranno. La magia no, ma il miracolo sì. Sta per succedere, sono emozionato. It was time. So che siete d'accordo con me, almeno molti. Allora, i miracoli che ci interessano sono 12 a fede, scordatelo, in un'altra vita, mira, o meglio, vedremo. 12, ok, 12, minchia, le cose buone sono sempre niente, mi spiace. 12 e 12. Mica 12. 12 a fede? Davvero? A posto. Mica abbiamo guadagnato 20 livelli. Sono pronto. Rinascita. Sì. Noi dobbiamo sapere cosa sono queste uova comunque. Il minore in nascita consente di spendere lacrime di larva per azzerare i tuoi livelli e riassegnarli da capo. Devi riassegnare i livelli finché non si raggiunge il tuo livello attuale. Non puoi ridurre una qualsiasi attributo al di sotto del livello iniziale determinato dalla tua origine. Ok. E non mi dà l'opzione di usare la runa. La runa allora è proprio quello che ti serve per usarla in primo luogo. Alla faccia della fortuna. Però come aumenta il danno? Aumenta più con destrezza, no? Dio santo. E... abbiamo dei problemi qua. E io so anche quali. Se si rinasce... deve rinascere per davvero. L'unica build pesante che abbiamo mai fatto è questa. Se per una sessione di gioco, visto che possiamo fare danno magico con le katane, facciamo Dex Int, se cambiamo effettivamente mira per un momento, e quando stiamo di un livello abbastanza alto la distruggiamo di nuovo per renderla completamente eclettica, vicini all'episodio 100 possiamo permetterci questo stravolgimento? Sì, possiamo farlo. Possiamo farlo. E i cristalliani ci daranno filo da torcere? No, troveremo il modo. Non credo che siano deboli solo le armi contundenti. Sarebbe impreciso come design. Non ci credo. E se fosse così... Allora, vediamo un po'. 15 a forza. 11. 15 a forza. 15 a forza. Poi lo scudo 16 a forza. Quindi 16 a forza. A meno che il buckler chiede 8. Quindi 15 a forza. Vabbè, un livello a forza non ci va a rovinare nulla. 15 a forza. 15 a forza. Boom, è fatta. Facilli. Allora. 40, 15, 26, 16, 40 destrezza, 29 intelligenza, fede 12. Abbiamo 11 livelli ancora. Potremmo fare 40. Arcano. No, 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 no. No, 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 no. Not this time. No, non qui. Vediamo un po', possiamo fare 30 a tempo. Vogliamo raggiungere Tiche? Vogliamo essere più maghi? Tocca, no? Mi piace come build. Mi piace come build. Dolce. «26, non 29». Ecco, ho fatto... Santo, Mike, sei un santo. Vediamo un po'. Allora... 36, 5... Vabbè, lasciamo perdere. Non siamo quel personaggio. Ah, era sto infame, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? 24, 27 per il pungolo. Lo abbiamo in mano, il pungolo. La manolare di Adula. Carino. Oh, sfera un ampio fendente e scaglia una gelida lama. No. 21. Ecco qua, ecco il nostro ghiaccio. Congela l'armamento. Non potremo farlo perché... 17 per la gravità, 18 per quella leggera, 19 per le bolle. Ci accontentiamo. Siamo un po' meno eclettici, ma è uno degli episodi di Mira. Il più importante come stravolgimento a livello di parametri, non il più importante come esplorazione delle build, perché abbiamo fatto delle figate incredibili prima. Va bene. Comunque se l'arco fa così male e ha quel range... Perché noi non ci equipaggiamo l'arco, capito qual è il punto? Oddio, potremmo farlo. Scusa, abbiamo 40 destrezze. Potremmo... Ah, è per potenziarlo con le cinere, capito? Con le funere, vabbè. No, usiamo l'arco magico. Voglio usare l'arco, voglio essere mago. Anche per il peso, ok. 26. Perché noi... Lo so che state impazzendo, ragazzi, ma godiamoci il momento di theory crafting. 7. Ma il Fastrol è figo da giocare come build, strano, no? Abbiamo 1000 lacrime. Facciamo la figata e basta. Ragazzi, comincia un nuovo capitolo. Non so quanto durerà, però mi trovo contento di aver fatto questo esperimento. Abbiamo trovato... È tutto merito di... È tutto merito di... Malek. È tutto merito di Malek. Merito di Malek. Siamo veramente nella cacca comunque con la mente. Siamo nella cacchissima con la mente. Scoperta 110 come le pippe. Non dropperemo mai in un tubo, porca miseria. Il mio piano di drop rate è stato soppiantato dalla figaggine delle libertà. Marcescenza e veleno, mi piace un botto. E il resto dei livelli va... Vitalità 40 comunque lascia un po', insomma, a desiderare. Servirà 60 per essere competenti contro alcune bestie qua, se non sei tank. È leggendario livellare in... Ok. E ora che sono rinato, posso equipaggiarmi la... Bacche. Ma come carico medio? Ma come carico medio? 2 punti non bastavano? Ah, ho anche il sigillo di Radagon. Ho 55 destrezza. 55 destrezza non serve un tubo, ragazzi. 45. Ma no, perché vorrei togliermelo a un certo punto. Non vale la pena, ragazzi. Cioè, forzarsi così è veramente troppo. Guardate, otteniamo un punto al danno, uno. Facecam sopra. Cioè, ragioniamo un secondo. Allora, nelle future run, nelle live, in altri progetti, posso giocare nudo. Ma nella blind ci tengo un sacco all'estetica, a qualcosa che sia originale ogni volta, è il nostro. Il carico minimo è... il gioco non vale la candela. C'è talmente tanto distacco tra medio e pesante, che a un certo punto, ma chi se ne frega, ma fottiti. Fottiti. Turbo fottiti, caro il mio vecchio amico. Conviene, è molto più soddisfacente fare altro. Molto di più. Ma, cioè, ma senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. Non c'è gara. Cioè, qui potrei anche mettermi il buckler per sport. Cioè, perché posso anche mettermi l'altro scudo. Il carico medio, guardate il carico medio, se ne sbatte di tutto. Servirebbe un tool. Non voglio accelerare niente di questa cosa, nel senso è vostro interesse restare o andarvene. L'episodio di esplorazione è finito, ma noi abbiamo un sacco di lacrime, di certo non ne useremo tante. Buttarne un'altra, tranquillamente. Quante ne abbiamo? 10? Quante ne abbiamo? 8, una ridicolaggine. 12, ma... E se... abbiamo ancora... abbiamo ancora la bambola? Non se n'è andata insieme a lei? Non se l'è presa? Dammi un po'. Abbiamo la bambola. Grande sta mappa, porca miseria. Fatemi fare lo scemo un secondo. Abbiamo la bambola. Che figa l'ombra. Che figata. La lacrima l'ho appena usata io per mettermi 200 IQ. Beh, mi è venuta la caldana, ragazzi. Fermi. Alla faccia dell'episodio finito. Fermi. I take it thou hast noticed. I shouldn't be surprised. Esatto! I thought I might expound a little further. Oddio! Upon the order I envision. Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night. I would keep them far from the earth beneath our feet. As it is now, life and souls and order are bound tightly together. But I would have them at a great remove, and have the certainties of sight, emotion, faith, and touch all become impossibilities, which is why I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only Lord? Mine will be an order not of gold, but the stars and moon of the chill night, and I would abandon this soil with mine order. Wouldst thou come to me even now, my one and only Lord? Stavo cercando arcano. In un contesto normale noi dovremmo... potremmo fare un backup del salvataggio. Perché onestamente... cioè, quando tu fai il respec... non ti dice il carico, vedete? Cioè non puoi decidere... dovresti calcolarti esattamente quanta tempra avere. È anche vero che la tempra è il vigore, quindi in teoria. Tenerla troppo bassa, tipo al nostro vecchio 15, sarebbe pericoloso. Però qua me lo permetto perché voglio fare dei test. Voglio mettermi il vigore minimo per stare con questo set. Con questo set senza bonus. A carico medio. Però poi non potremo metterci mai lo scudo. Ma abbiamo tutte... cioè potremo potenziare i coltelli. Un sacco di roba. No, non... sto pensando al dialogo di Ranni, ma ne riparliamo. Ne riparliamo. No, avere meno di 20, ma chi se ne frega, cioè. Tanto non potremmo comunque metterci... a voce sì, c'è anche lo scudo medio, con il nostro 60... cioè... potremmo testare tante cose. 63, potremmo averne bisogno contro alcune boss fight, anche prima di tornare eclettici. Cioè mi piacerebbe 120. Ce ne arriviamo a 140 prima di finire il gioco. Non lo so, troppe rune. 140 potremmo tornare eclettici e fare tante belle cose. Ok, faccio dei test. Preparatevi alla nuova mira. Ci siamo vicini. Nel prossimo episodio. Troppo figo. Signori, non più così. Adesso torniamo a lei. alla prossima.